da qualche momento si è concluso l'incontro al Ministero delle Infrastrutture, laddove abbiamo posto l'avvertenza degli autotrasportatori in Sicilia, che rischia di causare ingenti danni alla popolazione e al comparto produttivo. Abbiamo avanzato tre richieste. La prima, di aumentare il credito d'imposta sul carburante. La seconda, un indennizzo per l'aumento dei costi di autotrasporto sulle autostrade del mare, i cui costi sono aumentati appunto di oltre il 30%. E la terza è la estensione delle ore di guida per gli autisti che dalla Sicilia devono arrivare nel resto d'Italia e devono percorrere lo stretto di Messina. Sono queste tre richieste che abbiamo avanzato come governo della regione per trovare una soluzione agli annosi problemi dell'autotrasporto siciliano, che mai come oggi sta scontando dei disagi ma anche una penalizzazione che rischia di ribaltarsi sull'intero sistema produttivo. Se da un lato però il governo Musumeci oggi ha avanzato queste richieste, dall'altro lato lo stesso governo chiede agli autotrasportatori un senso di responsabilità. Ecco perché chiediamo al mondo dell'autotrasporto di bloccare questa protesta e di vederci domani alle ore 10 al Palazzo della Regione per poterci confrontare serenamente e trovare soluzioni, così come abbiamo fatto qualche mese fa quando il governo della Regione ha stanziato 10 milioni di euro per abbattere del 20% il costo di traghettamento sullo stretto di Messina.